Torno alla Copter Week a Como con Annalisa Testa per presentare la seconda edizione che parte a breve l'1 di luglio. Ciao Nina! Esatto, ciao Como. Dall'1 al 4 luglio a Como prende piede l'arte della miscelazione del bere di qualità. 30 location, più di 30 cocktail da assaggiare insieme a un food pairing studiato con lo chef. Cocktail alcolici, ovviamente, ma anche analcolici, che è un po' la grande novità di quest'anno, quindi si può anche bere di qualità non alcolico. Questa è una delle grandi novità, ma non è l'unica perché ci sono una serie di eventi, una serie di location che chiaramente vanno a fare da cornice al bere bene, al vivere bene l'esperienza della città, perché comunque le location ti permettono anche di vivere benissimo l'esperienza di un drink, e poi anche l'impatto ecologico, perché oltre a usare i prodotti del territorio, il territorio viene rispettato. Esatto, stiamo lavorando a un progetto di sostenibilità ambientale, di elettrificazione del lago, non soltanto via terra, ma anche via acqua. Quindi via terra abbiamo un main sponsor molto importante che è Jaguar Land Rover Italia, che metterà a disposizione per alcuni ospiti e per i giudici di questa competition, che insomma dovranno andare un po' ad assaggiare i cocktail, delle auto elettriche, e quindi li vedrete un po' dappertutto perché gireranno per la città. Via acqua invece con la prima barca elettrica dei Cantieri Riva, che quest'anno compiono 250 anni e battezzano nell'acqua Laghée, la barca. Bene, Annina, noi ti ringraziamo, soprattutto ricordiamo che c'è un meraviglioso sito dove potrete scoprire tutte le location e chiaramente anche gli appuntamenti legati all'evento stesso. Gli eventi sono ovviamente in via di definizione, però sul sito e anche sul social di The Cocktail Week trovate tutte le informazioni. Ci sono diverse experience molto divertenti, dalle dinner ai brunch, agli aperitivi, un closing party un po' particolare, con i fuochi d'artificio, e tutte esperienze che si possono prenotare e vivere durante questi 4 giorni. Oltre ovviamente al tour di queste meravigliose location che solo per questi 4 giorni aprono giardini e terrazzi anche degli hotel più importanti. Grazie Nina. Grazie a voi.